Nel 2021 Whirlpool ha rinfrescato il proprio commitment sulla sostenibilità ambientale, mettendosi un obiettivo di diventare net zero al 2030 per quanto riguarda le emissioni scope 1 e 2 di processo. Questa è un'ambizione che è strettamente legata al nostro purpose aziendale, ovvero migliorare la vita a casa delle persone. Dove per casa non intendiamo in senso stretto le mura domestiche o la comunità, ma in questo caso intendiamo anche il pianeta. Per raggiungere questo obiettivo, Whirlpool sta cercando di accelerare con i progetti e i processi già in corso da anni per la riduzione delle emissioni all'interno dei processi produttivi, nel quale abbiamo già iniziato un percorso di transizione a tecnologie più sostenibili e meno impattanti. Basta pensare ai LED, all'installazione di cogeneratori ad alta efficienza, ad esempio abbiamo un esempio del nostro sito di Cassinetta in Italia, e stiamo evolvendo verso la transizione dai combustibili fossili alle fonti di energie rinnovabili, che sappiamo essere la sfida per il futuro, soprattutto se pensiamo alla demetanizzazione.